Abbiamo una buona convergenza interistituzionale, una buona convergenza fra istituzioni e società civile e soprattutto un rapporto virtuoso e costruttivo che ci fa ben sperare. Io mi scuso da ora se fra pochissimo vi dovrò lasciare, ma siamo in una fase di riorganizzazione dell'ufficio. Il nostro saluto, anzitutto per dirvi, ve l'ho detto ma lo voglio ripetere, benvenuti e di considerare questa, l'una, le nostre sedi, le nostre strutture, quello che possiamo fare, casa vostra e al vostro servizio. Ma soprattutto per ringraziarvi per tutto quello che le vostre rispettive associazioni fanno nel corso dei 365 giorni dell'anno, nelle realtà che spesso sono note soltanto a chi ci lavora, ma diciamo è che afferro, colgo da questa ulteriore occasione che abbiamo, è che se la WISP è coinvolta e riconosciuta con questo progetto come capace di costruzione di rete, al netto della nostra presenza territoriale, quindi la nostra capacità di stare in rete con le istituzioni, le associazioni, perché anche di questo si parla, no? Le società sportive, le reti sociali del terzo settore sul territorio che agiscono sul terreno dell'antidiscriminazione e dell'antirazzismo, beh, evidentemente questa giornata di oggi è un'ulteriore dimostrazione di come il grande dibattito che da qualche tempo a questa parte si è anche aperto nel paese della cosiddetta disintermediazione è un qualcosa su cui tanto alcuni dei progetti che diciamo così concorrono a questa prima tornata di assegnazione dei fondi che si impegnano su un tema così delicato qual è il contrasto alle discriminazioni e i cittadini extracomunitari, perché non ci dimentichiamo che i fondi FAMI sono fondi destinati ai cittadini extracomunitari e spesso il progressivo allargamento dell'Unione non c'è neanche troppa chiarezza nelle nostre menti fra cittadini comunitari, neocomunitari ed extracomunitari. Cioè nel senso che noi facciamo un po' da campanello d'allarme quando viene, c'è una situazione, noi avvertiamo il comune o chi peraltro, guarda che se vai oltre hai fatto un bando che per noi non è ha dei contenuti discriminatori, sappi che probabilmente qualcuno può poi portarti in tribunale, ma noi non lo possiamo fare. Noi siamo... Buonasera. Ciao. Andrea, coordinatore. Perfetto. Allora, Firenze. Ciao. Ciao, Teo, coordinatore. Ilaria. Dalle regioni, dalle istituzioni. Noi forse in questo ambito abbiamo risposto ad un'esigenza latente che è quella di rendere anche meno istituzionale, ma andare nella realtà, come dire, quella concreta, reale, far vedere che noi siamo una società maggiormente, quelli che sono gli episodi di discriminazione che forse in Italia, rispetto ad altri paesi, non emergono così evidentemente, ma di questo vi parlerà dopo Mauro Valeri. A livello locale, che hanno un ruolo di raccolta delle eventuali segnalazioni. Come vedete c'è un telefono che vuole essere un primo elemento di possibilità di segnalazioni e ogni antenna dovrà fornirsi di un numero che poi promuoveremo e diventerà il numero a cui appunto dall'esterno si può contattare per segnalare eventuali forme di discriminazione e quant'altro. Sappiamo la persona con cui entrare appunto in relazione e eventualmente appunto raccogliere delle segnalazioni nel mondo sportivo, ma non solo. Quello ottocentesco che si basa su quattro presupposti. Il primo presupposto, io divido l'umanità in razze. Secondo presupposto, esistono razze superiori e razze inferiori. Terzo presupposto, la scala gerarchica superiore e inferiore è quella e basta, non è modificabile. Quarto elemento è il meticciato, è degenerazione.